Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con la veglia svoltasi ieri sera nella chiesa di San Martino in ricordo delle sette vittime della 4. Nell'incidente avvenuto nei giorni scorsi hanno perso la vita l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, Maria Luigi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi, Alfie, Alfredo Barbieri e Romina Bassini. Il fatto risalente alle 16 di venerdì scorso ha visto lo scontro tra un pulmino un mezzo pesante nel tratto a tre corsie dell'autostrada a quattro all'altezza del casello di San Donà di Piave in direzione Trieste. Sei persone sono morte sul colpo, la settima, Romina Bassini, è stata soccorsa e portata all'ospedale di Treviso, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito troppo critiche e alla fine non ce l'ha fatta. Il pulmino è andato completamente distrutto nello schianto, era un mezzo della Onlus Centro 21 di Riccione e le vittime che viaggiavano a bordo erano operatori e ospiti dell'associazione che si occupa di persone con sindrome di Down. Ieri sera la chiesa non è riuscita a contenere le oltre 1500 persone che, insieme al vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, hanno pregato per le anime dei sette scomparsi. In prima fila gli amici e parenti delle vittime sono stati raggiunti dal sindaco Daniele Angelini e dalle autorità cittadine. Particolarmente toccante l'omelia di Monsignor Lambiasi, che dal pubblico ha spiegato come il dramma abbia aperto un crepaccio nel quale è sprofondata l'intera comunità. Cambiamo ora argomento e spostiamoci a Venezia, dove più di 500 visitatori hanno partecipato alla giornata nazionale degli ospedali storici. Un evento che, come spiegato dal direttore dell'ULS 3 Edgardo Contato, ha riproposto i Santi Giovanni e Paolo al centro dell'attenzione e dell'affetto dei veneziani. Ieri sono stati in tutto 12 in tutta Italia gli ospedali storici che, riuniti nell'associazione ACOSI, hanno tutti aperto le porte ai visitatori. Le visite guidate hanno riguardato, nel vasto complesso dell'Ospedale di Venezia, la struttura ospedaliera del Santi Giovanni e Paolo, di San Lazzaro dei Mendicanti e di Santa Maria del Pianto. Nel pomeriggio di domenica, la giornata è stata arricchita dalla presentazione del volume Lo Splendore della Cura che riassume la storia. E l'arte di tutti gli ospedali storici riuniti in Acosi. I solisti dell'Accademia Santa Cecilia di Roma si sono esibiti in un concerto nella chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti. Questa giornata, ha sottolineato il direttore del Polo Museale Mario Po, ha chiuso nel migliore dei modi possibili la settimana in cui, con il nostro Festival di Storia della Salute, abbiamo riportato al centro dell'attenzione del pubblico il rapporto tra storia e modernità nella cura, tra arte e medicina. Con nubi che Venezia nei secoli ha inventato, coltivato e accompagnato fino all'oggi, e di cui l'Ospedale Santi Giovanni e Paolo è il simbolo vivo. E continuiamo a parlare di arte e cultura con il ritorno anche quest'anno delle giornate Fai d'autunno. Le aperture straordinarie dei luoghi d'arte italiani hanno come sempre l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del nostro paese. Sabato 15 e domenica 16 ottobre il Fondo Ambiente Italiano apre le, al pubblico più di 700 luoghi simbolo della cultura italiana per permettere a tutti di ammirare e scoprire le bellezze del proprio territorio. Anche il Veneto ha aderito all'iniziativa con l'apertura eccezionale di diversi siti, dal centro storico di Venezia alla terraferma, mettendo così la bellezza del territorio a disposizione di tutti. Tra chiostri, hotel storici, aziende agricole, chiese e palazzi, le possibilità di scelta nella città di Venezia vanno dal negozio Livetti al convento e alla chiesa di San Francesco della Vigna fino alle procuratie vecchie in piazza San Marco. Per accedere a ognuno dei luoghi FAI sarà sufficiente effettuare la prenotazione sul sito ufficiale. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi e concludiamo come sempre con le notizie sportive. Con un incredibile finale canestro della vittoria Carpegna Prosciutto di Abdur Rachman con meno di un secondo da giocare, l'Umana Reyer esce sconfitta per un 90-89 finale dalla Viti Frigo Arena di Pesaro, dopo essere riuscita a rimontare nei 15 minuti finali da meno 17 a più 3. A commentare la partita è il coach Walter De Raffaele che ha dichiarato: È stato un match in cui si potrebbe dire che abbiamo giocato due partite diverse. I primi due quarti sono stati decisamente insufficienti a livello di intensità e presenza mentale, sia offensiva che difensiva. Siamo stati in balia di Pesaro fondamentalmente per tutti i primi 20 minuti. Il terzo e quarto periodo sono stati giocati con più attenzione, un'intensità diversa e molta più esecuzione. È stata una partita che ci ha visti rincorrere quasi sempre ma abbiamo avuto la capacità di girarla e portarla dalla nostra con grande pazienza nonostante poi ce la siamo lasciati sfuggire proprio sul finale peso ha vinto con merito ma se avessimo vinto noi non ci sarebbe stato nulla da dire e anche per questa edizione è tutto vi lascio ora ai prossimi programmi di caffè tv24 e vi auguro una buona visione